In studio il generale Natalino Madeddu, buonasera, oggi comandante della brigata Sassari, all'epoca vicecomandante del contingente a Nassiriya. Buonasera al colonnello dei Carabinieri Gino Micale, il capo ufficio logistico del comando generale che il 12 novembre del 2003 era a Nassiriya, comandante del battaglione MSU. Voi che eravate lì, come l'avete vissuta? Dunque io quella mattina ero fuori per una ricognizione. Ero uscito abbastanza presto, arrivò una comunicazione via radio che c'era stato un attacco alla nostra base dove era situata l'unità di manovra del reggimento MSU. Siamo corsi in macchina verso appunto il luogo dell'attentato e da lontano si vedeva questa colonna di fumo che ovviamente non lasciava presagire niente di buono, insomma. Ricordo quei momenti del viaggio dalla località dove ci trovavamo fino al posto dell'attentato, momenti vissuti, sembrava non passassero mai, vissuti nella speranza che non fosse accaduto niente di grave, come invece poi... Invece non fu così. Generale, sì. Anche lei era lì. Sì, io ero lì e mi trovavo a una decina di chilometri dal luogo dell'attentato e appena ho avuto notizia dell'attentato mi sono recato all'ospedale da campo dove ho visto arrivare i primi feriti e ahimè alle 12.25 io stesso ho dichiarato il primo nostro soldato morto e poi i quelli a seguire. Dopodiché mi sono recato sul luogo dell'attentato ed è stata una situazione drammatica che ricorderò sicuramente per tutta la vita, soprattutto per certamente il grande dolore, ma anche la grande risposta che è stata data da tutti i militari italiani sul posto per onorare quei caduti.